Buongiorno a tutti. Oggi noi parliamo di Prigozhin. Prigozhin, ne abbiamo già parlato, è il capo della Wagner, della brigata Wagner. Noi ne abbiamo parlato in un video, qualche mese fa, delle sue attività in Africa. Oggi invece inquadriamo Prigozhin in un altro modo, perché lui è uno dei protagonisti, barra attore, della guerra in Ucraina. E allora va fatta un po' una, come dire, una riflessione su questo personaggio, perché da un ruolo un po', come dire, ambiguo, secondario, che ha avuto negli anni passati, oggi Prigozhin fa un salto di qualità. È uscita in queste ore una sua foto su seduto in un aereo nel Donbass, dove sfida Zelensky a fare una battaglia aerea con lui. Chi vince prende il Donbass. Adesso chiaramente Buttad più da TikToker che non da capo della Wagner, però fa capire che è avvenuto in Prigozhin un salto di qualità, un salto che io definirei politico. Esiste la possibilità che Prigozhin continui, come dire, a fare il cuoco, perché da lì parte, di Putin, oppure possa diventare realmente un concorrente, per esempio, di Putin. La risposta potrebbe essere facile, però io adesso vi porto, come dire, faccio un po' la storia di Prigozhin, la documento e poi tiriamo qualche conclusione, perché qualche conclusione ci potrebbe essere. Innanzitutto, chi è Prigozhin? Prigozhin è un delinquente, diciamolo con i termini normali, cioè lui nasce a San Pietroburgo 10 anni dopo, 9 anni esattamente dopo Putin nel 61, non lo conosce agli inizi. È un ragazzo di strada, come era stato anche Putin, peraltro. È un ragazzo di strada, però la sua strada lo porta immediatamente in prigione e lui sconta 9 anni in prigione. Tanto che ci sono battute su di lui, tra virgolette, battute perché non si può fare troppe battute su Prigozhin, che fosse in questi 9 anni fosse addirittura la femminuccia dei, voi capite cosa voglio dire, diciamo dei più duri dei carcerati di San Pietroburgo. Dopo 9 anni lui ne esce e si butta nella ristorazione, anzi si butta a comprare bancarelle che vendono hamburger in San Pietroburgo. La cosa gli fa talmente bene che a un certo punto lui fonda un ristorante che si chiama New Island, che diventa uno dei ristoranti top praticamente di San Pietroburgo, tanto top che ci va il sindaco che poi è stato il mentore successivamente di Putin, anzi doveva essere lui a prendere il posto di Yeltsin, poi in effetti lo prende Putin nel 2000, ma quando, rimaniamo a Prigozhin, quando lui ha in mano questo ristorante lo fa diventare una stella praticamente di San Pietroburgo, tanto che Putin quando va a San Pietroburgo invita i suoi amici lì e lì, tra virgolette, lui diventa il cuoco di Putin. Li invita Bush, li invita Chirac, li invita Carlo d'Inghilterra. Prigozhin forse un po' si monta la testa, ma se la monta bene, voglio dire, perché contestualmente lui fa una catena di supermercati, apre poi, come dire, una società di catering, col catering fa prima le mense scolastiche a Mosca, poi diventa il principale caterer dell'esercito moscovita, miliardi di fatturato. 1,2 miliardi di fatturato. Chiaramente queste cose non le ha perché è bravo, eh? Perché cucina bene, ecco, diciamo così, cioè non è cracco. Lui ce le ha perché è entrato nella sfera di Putin, ma non è entrato nella sfera di Putin, e qui bisogna fare la prima differenza, come gli oligarchi. Lui c'è entrato con la sua imprenditoria. Gli oligarchi sono entrati nella sfera di Putin perché Putin dà loro in mano, come dire, da gestire e da comandare, da arricchirsi le grandi società di Stato. Invece questo cresce dal nulla. Lo dico non perché lo rispetto, o rispetto la sua vita, perché i suoi caratteri sono caratteri di un imprenditore spietato, ma di un imprenditore. A tal punto che lui fonda poi una società che è quella che gli fa fare il primo salto di qualità, che si chiama IRA, con la quale lui va contro la cyber security. Lui è l'uomo che ha influenzato nel 2016, per esempio, le elezioni americane. Lui è l'uomo che ha preso le famose, se ricordate, mail che Hillary Clinton
aveva mantenuto in un altro, come dire, in un altro server rispetto a quello, diciamo, ufficiale. Lui è quello che la mette nei guai sostanzialmente, lui è quello che risparmia o aiuta Trump nel battere gli avversari, insomma è l'uomo che agisce nel campo di internet per conto, chiaramente, del governo russo, ma soprattutto noi pensiamo di Putin in persona. Nel 2014 lui va da Putin, gli propone di fare la Wagner. Qui la Wagner non è che la propone come fosse un ristorante. Tutti pensano che lui avesse avuto l'imbeccata, voglio dire, dal servizio di intelligence della Russia, che gli aveva detto fai una compagnia di mercenari e con questa noi possiamo utilizzarti. In effetti lui va a parlare con il Ministero della Difesa per fare la Wagner dicendo me l'ha detto papà. E papà da loro è Putin. Quindi un rapporto con Putin diretto c'è. E probabilmente lui l'ha ispirato, non so chi dei due, voglio dire, ma si sono ispirati e lui fa la Wagner. E la Wagner la mette subito in Crimea, perché sulla sua prima operazione è nel primo attacco, quando presero la Crimea, nel 2014. Dopo si trasferisce ovviamente nel Donbass, da lì si trasferisce in Siria diventa uno dei bracci armati forti di tutta la campagna russa in Siria. Però facciamo un salto adesso in Ucraina, poi torneremo alla Wagner. Cosa sta facendo la Wagner adesso in Ucraina? Sta reclutando prigionieri. È famoso un video che è su YouTube dove lui arringa i prigionieri, li arringa dicendo loro io vi darò la possibilità di espiare le vostre colpe, cioè se rimanete con me almeno 6 mesi voi le vostre colpe sono praticamente annullate, in più avete uno stipendio, in più avete tutti i diritti della Wagner, in più potete fare una carriera all'interno della mia organizzazione. Con questo giochino che lui sa fare, perché lui è stato prigioniero per quasi 10 anni, quindi conosce le carceri, diciamo, non è un ambiente che a lui è sconosciuto, e con questo lui inizia immediatamente a portare 60.000 persone nel Donbass. E qui comincia la prima differenza. La prima differenza è che lui riesce, come dire, a superare lo stallo di forze tra la Russia e l'Ucraina di questi giorni. Soledad e Bakhmut non sono ancora conquistate dai russi, però la Wagner riesce a tenere il passo e a sopravanzare un po' gli ucraini. E lui fa in questo momento, come ho detto prima, fa un salto di qualità. Lui capisce che non è più, come dire, il capo dei mercenari. Infatti lui non aveva mai rilasciato interviste, zitto. Anzi, lui i giornalisti quando lo inseguivano e lo perseguitavano anche un poco, lui ha usato le maniere forti. Qualcuno l'ha ammazzato, qualcuno l'ha ridotto, come dire, al silenzio, qualcuno l'ha minacciato. Cioè era un personaggio che stava più, come dire, nei bassi fondi, nell'oscurità, nella dark war, se vogliamo, che non così come un protagonista politico. Adesso il salto c'è stato. Lui dice sono il capo della Wagner. Lui dice io voglio vincere la guerra in Ucraina. Quindi lui ha in mano un'organizzazione militare forte della quale si sente padrone e si sente padrone a dispetto un po' di tutti. Lui bacchetta il ministro Shoigu, lui preferiva non Gerasimov, che è il nuovo comandante in capo, diciamo, quello precedente, che ne è diventato secondo, lo dice apertamente, è criticato da tutti, è criticato dagli oligarchi che ne hanno paura, ovviamente, perché lui è un elemento strano, io vorrei farvi passare questo concetto, cioè lì c'è un'omogeneità, come dire, tra gli oligarchi che tengono in piedi Putin con i loro soldi, che Putin ha dato loro di fatto, ma nello stesso tempo ne sono anche prigionieri. Questo invece è molto libero in un certo senso. Cosa fa Putin in mezzo? Sinceramente io non lo so, ma ragionandoci un attimo, io penso che lui medi tra le due posizioni cercando di prendere il meglio da entrambi in questo momento. Torniamo alla Wagner. L'abbiamo lasciata appunto in Siria. E dopo la Siria dove va la Wagner? Questo è figlio, se volete, vi vedete il mio precedente video sull'Africa dove racconto della Wagner più in dettaglio, adesso vi faccio soltanto i punti. Sostanzialmente è stata in tanti posti, è partita dalla Libia sostenendo Haftar, adesso sembra che stia sostenendo come prossimo presidente, perché ci dovrebbero essere prima o dopo le elezioni in Libia, il figlio
salvo, il salvato di Gheddafi, e lo sostiene, è stato fatto puntate in Madagascar, in Camerun, in Mozambico, cose piccole in questo caso, è stata molto presente in Sudan, soprattutto parlando col capo dei torturatori del Sudan, sostanzialmente, che è Dagalo, e adesso sta facendo la bodyguard, sostanzialmente, lo sta facendo con grande forza in Mali, con il golpista Goïta. Cosa vuol dire bodyguard? Le sue truppe, che non sono numerose, sono meno di 1500 persone per esempio nel Mali, garantiscono la protezione di questo golpista, però pretendono dall'altra parte, pretendono soldi, pretendono miniere, pretendono concessioni, pretendono materie prime, pretendono preziosi. Nella stessa cosa ha fatto in Centrafrica, moltiplicandolo per parecchio, direi. Insomma, in Africa la loro funzione è quella che ho detto, non è quella di far la guerra o di alimentare, come dire, una presenza politica della Russia, ma è quella quasi di depredare ricchezze che finiscono per, da un lato, presumo io, per finanziare la Wagner, dall'altro per finanziare Prigozhin, dall'altro ancora forse per finanziare Putin. Questo io non lo so, ovviamente, lo dico perché la catena mi sembra un po' questa, ecco, che non siano tutte cose un po', come si direbbe in inglese, non official, cioè non cose che tutti sanno, che vengono, si immaginano. Tenete conto che costa la brigata Wagner, perché ogni persona guadagna più o meno $3,000 al mese, se sei ferito ogni ferita vale $500, c'è già un tariffario praticamente, se muori danno alla famiglia tra i $35,000 e i $50,000, insomma c'è una specie di tariffario ben chiaro e le persone, se prima erano 5-6 mila in tutto, oggi arriviamo a numeri intorno ai 60-70 mila. Allora, questo è un po' il quadro. Abbiamo un personaggio che chiaramente da cuoco di Putin, da uno, come dire, che faceva un po' divertire Putin, si è impadronito di un impero alimentare prima, di un impero cibernetico e di cyber security e di infiltrazione internet dall'altro, e di hackeraggio, ecco, per dirla meglio, dall'altro, che ha messo in piedi una compagnia di mercenari prima piccola, insomma piccola per modo di dire, di 5-6 mila persone, dove ha lavorato prevalentemente in Africa, in Siria e nella prima guerra ucraina. Ma adesso cosa succede di questo personaggio che comincia a fare politica? Un golpe potrebbe farlo Prigozhin? C'è un'intervista che è stata rilasciata a Fanpage da Tatiana Stanovaia, che è un personaggio che conosce perfettamente tutto questo guazzabuglio di persone che vi ho detto. Ebbene, il concetto che ne viene fuori, io in parte un po' lo penso, lo sposo, è che se per caso la Russia dovesse avere dei problemi, immaginiamo che la Russia non riesca, che è una delle tante tesi che girano, non è la mia tesi, è una delle tesi che gira, che la Russia non riesca a prevalere sull'Ucraina. Questo non prevalere comincia, come dire, a rendere nervosa tutta la Russia. Si abbia a un certo punto un golpe reale, oppure un tentativo di cambio di regime, oppure diano realmente un calcio nel sedere a Putin, non penso via elezioni, ma penso in una maniera un po' più atroce. Se tutto questo avviene, che avviene? E avviene una cosa che tutti quanti quelli che parlano di queste cose, leggendo qua e là, sapendo un po' dove andare a cercare, da Foreign Affairs allo stesso Limes italiano, immaginano che la Russia potrebbe nuovamente disintegrarsi, come è avvenuto quando ai tempi della caduta del muro di Berlino e della caduta di Gorbaciov, direi nel 91. E probabilmente rimane, non so, una Russia europea, tutta quanta la parte, diciamo, a est, quella della Siberia che va verso la Cina, e tutto il nord chiaramente potrebbe dividersi, alcuni dicono addirittura in 80 repubbliche, non credo così tanto, però chiaramente ci sarebbe un sussulto, come dire, di indipendentismo, ecco, diciamolo così. E tra l'altro questo aprirebbe uno spazio, un corridoio enorme alla Cina, perché si impadronirebbe attraverso lo spazio nord-suo per arrivare fino al mare del nord e quindi avere poi il famoso accesso all'Artico di cui abbiamo già parlato. Ebbene, tutta questa cosa potrebbe non essere, come dire, fantascienza, ecco, se questa cosa avvenisse,
Ecco che allora il ruolo di Prigozhin ci sarebbe come? Perché il golpe su una di queste repubbliche, io immagino quella europea, ovviamente quella di Mosca, Prigozhin potrebbe tentarlo. È spietato abbastanza, ha soldi a sufficienza, è contro tutta l'oligarchia che è odiata ovviamente dalla russa media, se posso chiamarla così. Questa è una possibilità. Voi potrete dire può essere un po' estrema, però mettiamola sul tavolo, perché nessuno pensava che sarebbe arrivata alla guerra e poi si è arrivata alla guerra, nessuno pensava che la guerra fosse così lunga, perché pensavano tutti che la Russia prendesse l'Ucraina in 3 giorni, siamo quasi a un anno di guerra, tutti pensavamo che tutti quanti gli altri avrebbero risposto differentemente. Adesso non riusciamo neanche a invitare Zelensky a Sanremo. Ebbene, il concetto, detto in altre parole, è che siamo in un momento di grande difficoltà e quindi io penso che questa ipotesi che abbiamo messo sul tavolo, che è estrema ovviamente, lo immagino anch'io, potrebbe essere però la via di uscita per Prigozhin. Teniamolo d'occhio, perché è una persona da tenere d'occhio. Vi rimando al prossimo video, poi, dove parleremo dell'Ucraina a un anno dalla guerra. Mi sembra doveroso fare una specie di, come dire, non sunto, perché ne avrete letto fin troppo, ma almeno un punto di ragionamento per vedere dove si va. A presto quindi, grazie.